Flipped Classroom sull'ellenismo. Dopo la morte di Alessandro Magno, nel 323 a.C., il grande impero si divise in più parti. I generali di Alessandro, infatti, non riuscirono a mettersi d'accordo riguardo alla ricerca di un unico successore di questo vasto impero, e così l'impero venne smembrato principalmente nei seguenti regni: 1. Regno di Macedonia, 2. Regno di Pergamo, 3. Regno del Ponto, 4. Regno dei Seleucidi, 5. Regno dei Tolomei. I generali di Alessandro si spartirono pertanto il suo impero e tuttavia alcune parti di esso vennero perdute con il passare del tempo. Ricordiamo in particolare Seleuco, che controllava il regno dei Seleucidi, Antigono, che controllava il regno di Macedonia, e Tolomeo, che fondò il regno dei Tolomei. I sovrani ellenistici si comportavano come degli dei, attribuendosi natura divina, e il re concentrava su di sé i poteri più importanti, militari, giudiziari e religiosi. Infatti, il sovrano svolgeva anche funzioni di sommo sacerdote. Le città ellenistiche conservarono la loro autonomia amministrativa, quindi si occupavano di gestire la città, anche se non avevano autonomia politica. Inoltre il re si riservava il privilegio di prendere le terre migliori, che erano dette terre regie, e anche le terre meno fertili erano del re, ma egli le dava in concessione. La moneta dei regni ellenistici era la moneta argentea e contribuì al proliferare degli scambi e all'apertura di empori commerciali che tuttavia fecero arricchire già chi aveva denaro e impoverirono sempre di più le classi sociali che erano già arretrate. Questo contribuì alla proliferazione di guerrieri mercenari bisognosi di denaro al servizio dei sovrani ellenistici. Va detto che i sovrani ellenici, dopo la morte di Alessandro, manifestarono la volontà di distinguersi dalle etnie. Addirittura molti diadochi ripudiarono le mogli iraniche sposate nelle nozze di Susa, che aveva organizzato Alessandro. Tuttavia, gli empori, gli scambi commerciali e culturali favorirono nei regni ellenistici un'integrazione multietnica e multiculturale straordinaria. Inoltre il greco divenne una lingua universale. Politici, artisti e mercanti parlavano la lingua greca e soprattutto nelle città il greco era la lingua universale per eccellenza. Va detto che questo processo provocò in molte zone dei regni ellenistici una mescolanza, in parte con le altre lingue parlate in una specifica zona di un regno. Le tradizioni religiose greche entrarono in contatto con quelle dei popoli sottomessi, come ad esempio le tradizioni religiose egiziane, e questo contribuì alla creazione di divinità ibride, come Serapide, o all'identificazione di divinità egiziane con quelle greche, come ad esempio Amon, divinità egizia, che venne identificata con Zeus. In Egitto i sovrani tolemaici dettero impulso alla traduzione in greco della Bibbia, ma non tutti i sovrani ellenistici furono altrettanto tolleranti. Infatti, i Seleucidi proibirono il culto di Yahvé a Gerusalemme, sostituendolo con quello di Zeus, e questo provocò una rivolta guidata da Giuda Maccabeo. Con l'avvento dell'ellenismo divenne essenziale per gli uomini la ricerca della felicità individuale attraverso la valorizzazione dell'individuo che si riconosceva ormai cittadino del mondo, superando i confini delle vecchie poleis che non avevano questa visione e che erano spesso in lotta fra loro. Ad Alessandria d'Egitto venne creata una grande biblioteca. E venne creato anche un grande museo dove si incontravano uomini di cultura provenienti da tante zone diverse, all'interno del quale vi era anche un osservatorio astronomico. All'interno della biblioteca di Alessandria erano custoditi 400.000 libri provenienti da ogni angolo del mondo ellenistico e contribuirono alla diffusione della conoscenza e del sapere.
Nel periodo ellenistico, grandi scienziati e filosofi caratterizzarono con il loro genio questo periodo, come ad esempio il grande Archimede, matematico e inventore. Qui possiamo vedere alcune invenzioni di Archimede, che aveva creato delle macchine belliche per proteggere le mura di Siracusa, la sua città, che Cicerone anni dopo definì la più bella e grande città dei Greci. L'ellenismo sarà ricordato anche come l'epoca delle grandi costruzioni dell'antichità, come ad esempio il gigantesco faro di Alessandria, una delle sette meraviglie del mondo antico. I regni ellenistici scomparvero progressivamente a partire dal II secolo a.C. per effetto della prorompente avanzata dei Romani, che assorbirono il regno di Macedonia, del Ponto, di Pergamo, il regno dei Tolomei e parte del regno dei Seleucidi, e per effetto dell'avanzata e della conquista dei Parti del regno dei Seleucidi.